La Giunta Comunale di Alba Adriatica ha licenziato la delibera ieri con la quale vengono fissati i criteri utili per gli ampliamenti nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno erosivo. Ancora una volta l'amministrazione dimostra vicinanza al comparto turistico e commerciale della città, adottando uno strumento che può garantire un po' di ossigeno a questa economia. È ovvio che questo ampliamento temporaneo non basta e per questo attendiamo il rifacimento che la Regione Abruzzo ha garantito di fare e che a giorni dovrà partire, dopo lo spostamento della radiante verso est e l'apertura dei varchi. Per cui ci auguriamo che questi interventi davvero consentano a tutti gli operatori balneari di poter posizionare gli ombrelloni sulle proprie concessioni nel più breve tempo possibile. Questa erosione non cenna a diminuire, anzi, erode ogni anno sempre più metri di spiaggia ed è per questo che la città, i turisti e tutti gli operatori economici attendono con ansia la risoluzione definitiva del problema. Ci auguriamo per cui che con la variante al piano difesa della costa approvato poco tempo fa, l'idea che Alba Adriatica possa vedere posate le scogliere diventi su una solida realtà.